Allora, ti appena hai giunto il titolo da parte. Invito i consiglieri a prendere posto per la prosecuzione dei lavori d'aula, grazie. Procediamo con l'appello nominale dei presenti. Bonanno, Conti, Di Paola, assente, Foti, Fresta, assente, Grasso, presente, Leotta, Marano, presente, Patanè, Puglisi, assente, Raciti, Rapisarda, Sorbello Alfio, Sorbello Fabio, Trovato Alfio, presente, entra anche il consigliere Puglisi. La seduta è validamente costituita, si può proseguire con i lavori. Siamo al punto settimo, modifiche al regolamento per l'applicazione della Tari. Invito il Presidente della Commissione 2 a dare lettura dell'atto di cui le fornisco copia. Posso? Sì, certo, consigliere, a facoltà. Oggetto modifica al regolamento per l'applicazione della Tari. Assessore al bilancio, richiamata la delibera di Consiglio Comunale numero 47 del 29/9/2014, che approva il regolamento della Tari, richiamato il decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015, considerato che la tariffa della Tari per l'anno 2015 è uguale a quella del 2014, al fine di concentrare l'invito degli acconti e del saldo delle rate della Tari in un'unica soluzione, si è ritenuto opportuno spostare la prima scadenza dal 16 aprile al 16 luglio 2015, che pertanto necessita procedere alla modifica dell'articolo 16 del regolamento della Tari nella parte in cui sono previsti i termini di pagamento delle rate. Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal responsabile del servizio tributi, visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario, visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente acquisito in ottemperanza dell'articolo 239,1 lettera B numero 7 del decreto legislativo numero 267 del 2000, visto l'articolo 42 del decreto legislativo numero 267 del 2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto, visto lo statuto comunale, propone al Consiglio Comunale 1. Di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale della Tari. All'articolo 16,5 dopo le parole 31/12/2014 saldo, aggiungere quanto segue. Per l'anno 2015 sono previste le seguenti scadenze: 16/7/2015 a conto, 16/9/2015 a conto, 16/1/2016 saldo. Riapprovare il regolamento della Tari di cui all'allegato A, contenente le modifiche di cui sopra. Di prendere atto che il predetto regolamento, con le modifiche di cui sopra, entra in vigore il 1 gennaio 2015, di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. Firmato l'assessore Alfina Marino.
Grazie consigliere Sorbello, previa aperta la discussione sul punto. Ci sono interventi? Consigliere Raciti, prego. Io volevo, come ogni volta anche l'anno scorso ho detto e lo ripeto di nuovo, quando parliamo di scadenze e soprattutto di date, cerchiamo di non far ammazzare nella stessa data tanti versamenti delle persone. Quest'anno mi pare che la denuncia dei redditi si paga entro il 6 o 7 di luglio, giusto assessore? Se noi facciamo pagare il 16 di luglio, mi pare che è troppo vicino a quella stata data. Allora, dico, come dico anche settembre, perché a settembre poi si può anche ancora slittare con lo ravvedimento operoso per un altro e patacare. Perché non facciamo, visto che l'ultima rata la mettiamo il 16-1, non li facciamo verso i primi di settembre e il 31 di ottobre? La prima, il primo e il secondo acconto, invece di andare il 16 di luglio e il 16 di settembre. Queste date, come, cioè io non capisco perché queste date si scelgono sempre in periodi quando la gente ha una pressione fiscale enorme. Grazie. Bene, consigliere Raciti, la invito a formalizzare la sua proposta di emendamento indicando le date. Ho detto prima di settembre e dobbiamo averla come testo scritto e firmata da allegare agli atti. La produca, intanto l'assessore Marino risponde alla questione che lei ha posto. Grazie. Cercherò di formularla. Intanto buonasera Presidente, buonasera a tutti i consiglieri presenti e al pubblico in aula e anche al pubblico che ci segue da casa. La proposta del consigliere Raciti è una proposta che anch'io sicuramente posso condividere, perché tra l'altro il lavoro che svolgo conosco bene tutte le scadenze. No, non si preoccupi, posso rispondere lo stesso. Quindi anch'io mi ero posta questo problema, soltanto che parlandone con il caposettore dell'ufficio di ragioneria, ovviamente mi dice che se qualsiasi scadenza di pagamento viene posticipata, ovviamente soffre di liquidità il comune. Voi sapete meglio di me che oggi i trasferimenti dello Stato sono sempre minori. Credo che su questo non sto dicendo nulla di nuovo e nulla che non sia già consapevole anche per voi. Al di là dei trasferimenti, che sono sempre minori, abbiamo che l'unica entrata che il Comune ha avuto da inizio anno sarà solamente la tassa e l'IMU, che sarà il martedì prossimo, e successivamente la tassa sui rifiuti urbani. Inoltre la tassa sui rifiuti urbani viene riscossa quasi 7 mesi dopo, ricordando che noi comunque tutte le fatture che arrivano all'interno del Comune per la prestazione del servizio reso, perché il servizio viene reso, comunque dobbiamo pagarlo. Quindi possiamo chiedere di rimandare la scadenza, però ovviamente abbiamo forte ammanco di liquidità. Oltre a me è giusto che il parere, io giustamente come parte politica ne potrei essere sicuramente abbastanza contenta, però devo vedere anche cosa ne pensa il ragioniere che è qui presente. Prego che intervenga anche il ragioniere. Dottore Sapienza, buonasera. È stata abbastanza chiara l'assessore, noi abbiamo un problema di liquidità che è grosso. Noi le scadenze le avevamo distribuite aprile, settembre e gennaio. Vi ricordo che noi, ai fini del rispetto dei parametri, dobbiamo rispettare anche la riscossione all'interno dell'anno. Uno dei parametri di deficitarietà del Comune si riferisce alla capacità di riscossione delle entrate proprie entro l'anno. Noi non possiamo posticipare le scadenze, anzi quella che c'è del 16 gennaio la dovremmo inserire all'interno dell'anno. Il fatto che noi questa scadenza era aprile, la stiamo portando a luglio, già stiamo spostando di 3 mesi la riscossione. Come ha detto l'assessore Marino, noi
mensilmente paghiamo il servizio della raccolta dei rifiuti urbani che ammonta a 100.000 euro, che alla data attuale abbiamo pagato già 4 mesi, quindi ci viene veramente difficile posticipare la scadenza. Inoltre, come sapete tutti, noi non abbiamo anticipazione di tesoreria, quindi non possiamo far fronte a questi problemi di cassa con l'anticipazione di tesoreria, perché non siamo riusciti, dopo 6 bandi di gara, ad aggiudicare il servizio di tesoreria. E il servizio di tesoreria che viene dato da parte del Credito Siciliano è solamente su giacenze attive. Quindi il parere da parte mia su questo emendamento è negativo. Grazie, dottore Sapienza. Il consigliere Raciti, prego. Allora, do lettura della proposta a firma dei 4 consiglieri di minoranza. La proposta è spostare le date di scadenza a conto inizio 09-2015, a conto fine 10-2015, saldo 16-1-2016. Il dottore Sapienza, che ha espresso verbalmente parere negativo, è invitato ad apporlo sull'emendamento. Sulla proposta, è irricevibile in questi termini. Senza il giorno è irricevibile. Sì, invito il Collegio dei Revisori ad esprimere il parere sull'emendamento proposto dal consigliere Raciti, poiché il precedente atto era stato corredato da parere favorevole del Collegio dei Revisori precedentemente insediato. Bene, invito il Presidente del Collegio a prendere posto al microfono numero 8 finché possa esprimere il parere e poi formalizzarlo per iscritto sempre sullo stesso emendamento del consigliere Raciti. Grazie. Tanto colgo l'occasione per dare il benvenuto al dottore Sordello. Grazie. Al suo primo intervento in aula, così colgo come per al dottore Patanè e alla dottoressa colleghi. Sorbello, benvenuti nei nostri lavori, quindi la invitiamo ad esprimere il parere del Collegio sull'emendamento presentato. Allora, il parere, diciamo, come da Collegio praticamente non può essere favorevole, quindi praticamente... per come il dottore Sapienza ha esposto al migliore dei modi appunto la problematica di liquidità che il Comune purtroppo diciamo ha, e quindi sostanzialmente cambierebbe di poco, anche perché voglio dire sono delle somme che devono arrivare al Comune proprio per le carenze di liquidità. La ringrazio per il suo intervento, la invito a formulare il parere per iscritto sull'emendamento presentato dal consigliere Raciti. Ci sono ulteriori interventi sull'atto in discussione? Bene, se non ci sono interventi poniamo ai voti l'emendamento del consigliere Raciti.
Chi è favorevole all'emendamento alzi la mano. 4 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. 5. 10 contrari. L'emendamento è bocciato. Si passa all'approvazione della modifica al regolamento così come formulato in sede di commissione. Chi è favorevole alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. Nessun contrario. Chi si astiene? 3 astenuti. 4 astenuti. Si vota per l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. L'immediata esecutività proposta dall'ufficio. Prego, dottore Sapienza. Dobbiamo inviare i bollettini per farli pervenire alla cittadinanza entro il 16 di luglio. Questa è l'immediata esecutività. Allora, si pone ai voti l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è contrario? Chi è astenuto? 4 astenuti. Approvata l'immediata esecutività. Si passa all'ottavo punto all'ordine del giorno, modifiche al regolamento per l'applicazione dell'IMU. Anche questo regolamento è stato esitato nelle commissioni competenti. Invito il consigliere Trovato a darne lettura. È uguale a quello che c'è. Modifica il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, IMU. L'assessore a bilancio, richiamata la delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 5/9/2014 che approva il regolamento dell'IMU, richiamato il decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015, visto il decreto interministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali numero 77.322 del 28/11/2014 che prevede l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, visto il decreto legge numero 4 del 24/1/2015 convertito in legge 34 del 24/3/2015 che conferma l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014. Considerato che nel regolamento dell'IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 40 del 5/9/2014 era prevista l'esenzione dell'IMU per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Santa Venerina, che pertanto necessita procedere alla modifica degli articoli del regolamento dell'IMU nelle parti in cui è prevista l'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli e per maggior chiarezza anche degli articoli 13 e 21 dello stesso regolamento. Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal responsabile del servizio tributi, visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario, visto l'allegato parere dell'organo revisore dell'ente, di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza dell'articolo 239,1 lettera B numero 7 del decreto legislativo 267 del 2000, visto l'articolo 42 del decreto legislativo numero 267 del 2000 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto, visto lo statuto comunale, propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti modifiche del regolamento comunale dell'IMU. All'articolo 5 aggiungere il comma 5 con la seguente dicitura: per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135,
per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75. All'articolo 9,2 eliminare la lettera F, che così recita: i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitati ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 77 numero 984, in quanto il comune è ricompreso nell'elenco di cui alla circolare numero 9 del 14 giugno 93. All'articolo 9,2 la lettera G, che recita: gli immobili posseduti ed utilizzati ai soggetti di cui l'articolo 73,1 lettera C del TUIR approvato con DPR numero 917/1986, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica dal 2014, didattiche, ricreative, culturali, ricreative e sportive, nonché dalle attività di cui l'articolo 16 lettera A della legge 20 maggio 85 numero 222 viene rinominata lettera F. All'articolo 9 aggiungere il comma 13 con la seguente dicitura: per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di quell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 numero 99 e successive modificazioni iscritte nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente a euro 6.000. In pratica non si paga nulla per i terreni fino a un valore di euro 6.000 compresi. Oltre a tale importo è prevista una serie di riduzioni di imposta progressivi come riportato nella seguente tabella: da 0 fino a 6.000 compresi 100% di riduzione, da 6.000 a 15.500 compresi 70% di riduzione, da 15.500 a 25.500 compresi 50% di riduzione, da 25.000 a 32.000 compresi 25% di riduzione, da euro 32.000 nessuna riduzione. Sostituire l'articolo 20 con il seguente: 1. Le sanzioni sono ridotte sempre che la violazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solitamente obbligati abbiano avuto formale conoscenza. La misura della riduzione delle sanzioni è stabilita dall'articolo 13 del decreto legislativo numero 472 del 97. E successive modifiche e integrazioni. 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. L'importo della sanzione e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare sul modello F24. Sul bollettino bisogna barare la casella ravvedimento. 4. Per i versamenti effettuati con un ritardo superiore a 15 giorni la riduzione del 30%, in aggiunta all'agevolazione di quel comma 1 della lettera A dell'articolo 13 del decreto legislativo 472 del 97, è ulteriormente ridotta a un importo pari ad un quindicesimo per ogni giorno di ritardo. Pertanto, oltre agli interessi legali dell'1% annuo, calcolati solo sull'imposta e in proporzione ai giorni di ritardo, ne risulta che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta nei 15 giorni della scadenza, per avvedersi dovrà pagare una sanzione pari a un decimo di un quindicesimo del 30% per ogni giorno di ritardo. In sostanza, la sanzione da applicare sarà pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo. Sostituire il comma 1 dell'articolo 21 con il seguente: la misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari a quello del tasso di interesse legale vigente. Riapprovare il regolamento dell'IMU di cui è l'allegato A, contenente le modifiche di cui sopra. Di prendere atto che il predetto regolamento con le modifiche di cui sopra entra in vigore al 1 gennaio 2015. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 267 18 agosto del 2000. Bene, ringrazio il consigliere Trovato per la lettura dell'atto. Sono aperti gli interventi sul punto in discussione. La dottoressa Marino, prego.
io volevo soltanto dire che questi regolamenti hanno previsto quella che la normativa vigente impone ai comuni che non rientrano più come comuni montani, quale appunto il comune di Santa Venerina. Nonostante noi come amministrazione ovviamente non siamo stati d'accordo a questa normativa, però ovviamente non possiamo esimerci da quello che è detta la normativa stessa. Comunque abbiamo fatto ricorso sia alla normativa, al provvedimento dello scorso novembre 2014 e sia al nuovo provvedimento che fu più o meno febbraio del 2015. E credo nel fare le date su cui esprimersi come sentenza sarà il 17 di giugno, quindi proprio un giorno dopo la scadenza. Quindi allo stato attuale il comune deve comunque, proprio per non arrecare danno erariale con precise responsabilità, deve comunque prevedere quello che prevede la normativa. Ovviamente se il comune dovesse vincere, cioè nel senso che sarebbe accolta, sicuramente tutti i cittadini che avranno pagato sicuramente saranno rimborsati e cercheremo nel più breve tempo possibile. Questo se ovviamente la giustizia almeno su questo ci potrebbe dare ragione. Ringrazio l'assessore per il suo chiarimento. Ci sono ulteriori interventi sulla questione? Non ci sono interventi. Prima di passare alle dichiarazioni di voto chiederei al dottore Sapienza, poiché è chiesta la immediata eseguibilità dell'atto, di dirci in anticipo le motivazioni che inducono a richiederlo. Grazie. Sono tutti regolari. Sono provvedimenti che devono essere adottati, in particolar modo questo c'è la scadenza del 16 di giugno del pagamento e quindi si reputa importante approvare l'immediata esecutività. Oltretutto verrà pubblicato nel sito del Ministero tutte queste delibere che verranno effettuate. Volevo semplicemente ricordare che lo Stato ci ha tolto per l'anno 2014 239.000 euro e per l'anno 2015 300.000 euro, tanto dai conteggi fatti dai dati che loro sono in possesso. E porto il dubbio, come ha detto l'assessore, se noi dovessimo vincere lo Stato ci dovrebbe ripari di questi minori trasferimenti. Grazie al dottore Sapienza. Lo spazio per le dichiarazioni di voto. Prego. Allora, se non ci sono dichiarazioni di voto sul punto in argomento, lo poniamo ai voti. Chi è favorevole alzi la mano. Uno, non ho visto il voto del consigliere Foti. Allora, il consigliere Puglisi ha votato pure, quindi sono 10 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. Chi è astenuto? 4 astenuti, approvato a maggioranza. Si vota l'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Ancora una volta 10 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene? 1 astenuto, 2 astenuti, 3 astenuti, 4 astenuti. Approvato a maggioranza. Si passa al punto numero 9, modifica al regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili TASI. Invito il consigliere Sorbello Fabio, in qualità di Presidente della Commissione 2, a dare lettura all'emendamento, alla modifica proposta. Grazie, le do copia dell'atto. Modifica regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili, TASI. Assessore a bilancio,
richiamata la delibera di Consiglio Comunale numero 38 del 5/9/2014 che approva il regolamento della TASI, richiamato il decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015, visto il decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali numero 77.322 del 28/11/2014, che prevede l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014. Visto il decreto legge numero 4 del 24/1/2015, convertito in legge numero 34 del 24/3/2015, che conferma l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, considerato che nel regolamento della TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 38 del 5/9/2014 era prevista l'esenzione della TASI per tutti i terreni agricoli siti nel Comune di Santa Venerina, che pertanto necessita procedere alla modifica degli articoli del regolamento della TASI nelle parti in cui è prevista l'esenzione della TASI per i terreni agricoli e, per maggior chiarezza, anche degli articoli 10 e 17 dello stesso regolamento, visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal responsabile del servizio tributi, visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal responsabile del servizio finanziario, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, visto lo Statuto Comunale, propone al Consiglio Comunale di approvare le seguenti modifiche al regolamento comunale della TASI. Sostituire il comma 1 dell'articolo 2 con il seguente: il presupposto del tributo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, di aree edificabili e terreni agricoli, come definite ai fini dell'imposta municipale propria. Eliminare il comma 1 dell'articolo 3 che testualmente recita: sono esclusi dalla TASI in ogni caso i terreni agricoli. Conseguentemente i commi dell'articolo 3 sono i seguenti. Comma 1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Comma 2. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'articolo 7,1, lettere B, C, D, E, F ed I, nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, numero 504. Ai fini dell'applicazione della lettera I resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, numero 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, numero 27 e successive modificazioni. Comma 3. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Eliminare dall'articolo 10, comma 9, il seguente inciso, comprensivo del tributo provinciale di cui all'articolo 16. Sostituire il comma 1 dell'articolo 17 con il seguente: la misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è pari a quello del tasso di interesse legale vigente. Riapprovare il regolamento della TASI di quello allegato A, contenente le modifiche di cui sopra. Di prendere atto che il predetto regolamento, con le modifiche di cui sopra, entra in vigore il 1 gennaio 2015. Di dichiarare con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000. Firmato l'assessore Alfina Maria. Grazie consigliere Sorbello, la inviterei a restituirmi l'atto ed è aperta la discussione sul punto. Bene, preso atto che non ci sono interventi, spazio per le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Chi è favorevole all'approvazione dell'atto alzi la mano. 10, 9 favorevoli. Ci manca la consigliera Ravisarda. 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? 4 astenuti. Approvato a maggioranza. È richiesta la immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. 9 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti. Approvata l'immediata esecutività. Decimo punto all'ordine del giorno. Approvazione delle aliquote IMU anno 2015. Invito il consigliere Trovato a dare lettura dell'atto.
Allora, invito il consigliere Sorbello a dare lettura dell'atto. Grazie. Approvazione delle aliquote IMU anno 2015. L'assessore al bilancio, promesso che il Comune di Santa Venerina, con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 12/3/2013, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex articolo 244 e successive modificazioni del decreto legislativo 267 del 2000. Ai sensi dell'articolo 251,1 del decreto legislativo 267 del 2000, per il periodo di 5 anni decorrenti dall'anno di ipotesi di bilancio riequilibrato, il Comune deve deliberare le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. L'articolo 13,1 del decreto legge numero 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria, IMU, disciplinata anche dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo numero 23 del 2011, dalla legge numero 147 del 2013 e da altri provvedimenti normativi. Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015, visto il decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali numero 777.322 del 28/11/2014, che prevede l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, visto il decreto legge numero 4 del 24/1/2015, convertito in legge numero 34 del 24/3/2015, che conferma l'applicazione dell'IMU sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, visto il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 40 del 5/9/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale, sarà quella di questa sera, considerato che in virtù della nuova normativa che assoggetta anche i terreni agricoli al pagamento dell'IMU bisogna rivedere le aliquote dell'IMU nelle seguenti misure. Numero 1. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, riconosciuto tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7, aliquota 6 per 1000. Aree edificabili, terreni agricoli e altri fabbricati diversi da quelli ai punti precedenti, aliquota 10,60 per 1000. Dare atto che, ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell'area terza, finanziaria e tributi, visto il parere dell'organo di revisione, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, visto lo statuto comunale, propone al Consiglio di deliberare di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria. Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria, C2, C6 e C7, aliquota 6 per 1000. Aree edificabili, terreni agricoli e altri fabbricati diversi da quelli al punto precedente, aliquota 10,60 per 1000. Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'articolo 1,169 della legge numero 296 del 2006, dal 1 gennaio 2015. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13,15 del decreto legge numero 201 del 2011 e dell'articolo 52,2 del decreto legislativo numero 446 del 1997, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Firmato l'assessore Alfina Maria. Grazie consigliere Sorbello. Aperta la discussione sul punto. Riscontro che non ci sono interventi. Si passa alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto. Si passa alla votazione. Chi è favorevole all'approvazione dell'atto, alzi la mano. Nove favorevoli. Chi è contrario, alzi la mano. Nessun contrario. Chi si astiene, alzi la mano. 4 astenuti. L'atto è approvato. Si vota la immediata esecutività. Chi è favorevole, alzi la mano. 9 favorevoli.
Chi è contrario? Nessun contrario. Chi è astenuto? 4 astenuti, approvata a maggioranza l'immediata esecutività. 11° punto all'ordine del giorno, approvazione delle aliquote TASI anno 2015. Consigliere Sorbella, ancora una volta le chiedo di intervenire, di dare lettura dell'atto, grazie. Rientra il consigliere Foti. Approvazione dell'aliquote TASI anno 2015. L'assessore al bilancio, premesso che il Comune di Santa Venerina, con delibera di Consiglio Comunale numero 9 del 12/3/2013, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ex articolo 244 e successive modificazioni del decreto legislativo 267 del 2000, ai sensi dell'articolo 251,1 del decreto legislativo 267 del 2000, per il periodo di 5 anni decorrenti dall'anno di ipotesi di bilancio riequilibrato, il Comune deve deliberare le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. Articolo 1,639 della legge numero 147 del 27/12/2013 istituisce a decorrere dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica municipale, IUC, che si compone dell'imposta municipale propria, IMU, del tributo sui servizi indivisibili, TASI, e della tassa sui rifiuti, TARI. Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno che proroga l'approvazione del bilancio di previsione 2015 al 31 maggio 2015, visto il decreto interministeriale del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali numero 77.322 del 28/11/2014, che prevede l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, visto il decreto legge numero 4 del 24/1/2015 convertito in legge numero 34 del 24/3/2015 che conferma l'applicazione della TASI sui terreni agricoli nel Comune di Santa Venerina a partire dall'anno 2014, visto il regolamento comunale per l'applicazione della TASI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 38 del 5/9/2014 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale, visto che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali e da quelle ad esse equiparate con legge e regolamento e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI, le quali saranno rivolte alla copertura parziale dei costi dei seguenti servizi indivisibili, i cui costi presumibilmente per l'anno 2015 saranno i seguenti. Servizio. Altri servizi generali, costo euro 900.000. Viabilità, circolazione stradale ed illuminazione pubblica, euro 480.000. Urbanistica e gestione del territorio, euro 140.000, protezione civile, euro 6.000, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, euro 140.000, polizia municipale, commerciale ed amministrativa, 300.000 euro, biblioteche, musei e pinacoteche e altri servizi culturali, euro 130.000, servizi cimiteriali, euro 30.000. Ritenuto opportuno applicare l'aliquota del 2,5 per mille solo alle abitazioni principali e da quelle a queste assimilate per legge, non soggette a IMU, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'IRPEF, di non avvalersi della facoltà introdotta dal decreto legge numero 16/2014 di aumentare dello 0,8 per mille l'aliquota della TASI al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principali, accertato che, in base alle stime operate dal servizio tributi, il gettito atteso applicando le aliquote sottoindicate ammonta a circa euro 360.000 e può essere ottenuto attraverso le seguenti misure. 1. Aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quello di lusso, di cui alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate individuate dal regolamento dell'IMU. 2. Aliquota TASI dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale. 3. Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. Dato atto che, ai sensi dell'articolo 49,1 del decreto legislativo 267 del 2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabili espressi dal responsabile dirigente dell'area terza finanziaria e tributi, visto il parere dell'organo di revisione, visto l'articolo 42 del decreto legislativo 267 del 2000, visto lo statuto comunale, propone al Consiglio di deliberare A. Di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili TASI. Aliquota TASI del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di quelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate individuate dal regolamento dell'IMU.
aliquota TASI dell'1 per 1000 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota 0 per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti. B. Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore ai sensi dell'articolo 1,169 della legge numero 296 del 2006, il 1 gennaio 2015. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'articolo 13,15 del Decreto Legge 201 del 2011 e dell'articolo 52,2 del Decreto Legislativo numero 446 del 1997. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. Firmato l'assessore Orfina Maria. Grazie ancora, consigliere Sorbello. Aperta la discussione sul punto. Rilevo che non ci sono interventi, aperto lo spazio per le dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, si mette ai voti l'atto, così come licenziato dalle commissioni. Chi è favorevole alzi la mano. Stiamo votando l'atto così come emesso dalle commissioni. Invito i consiglieri a partecipare alla votazione. 10 favorevoli, chi è contrario alzi la mano, nessun contrario, chi è astenuto, 4 astenuti, approvata a maggioranza. Era chiesta l'immediata esecutività dell'atto. Chi è favorevole all'immediata esecutività alzi la mano. 10 favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 4 astenuti. L'atto è immediatamente esecutivo. Consigliera Leotta, prego. Presidente. Presidente, vista l'ora tarda, io proporrevo di rinviare il consiglio per migliorare insomma, il nostro stato che è un po' confusionale con il momento e per una lucida trattazione perché siamo stanchi. Dodicesimo e tredicesimo punto. Allora, sono da porre ancora all'ordine del... La realizzazione e la... Regolamento per la concessione di rateizzazione dei tributi comunali e dei canoni di servizio idrico? No, non è non ha scadenza, è un regolamento generico. Non è un regolamento. Non penso che il 16 sia una scadenza. C'è una proposta di voto della consigliera Leotta. C'è una proposta di voto, se lo volete ricordare. Ne ho parlato anche in commissione Tappe che adesso al prossimo quella della commissione 4, l'annosa. Se la può dimenticare, consigliere. Allora, è posta ai voti la proposta della consigliera Leotta, ove fosse votato il rinvio io chiederò alle due capigruppo di fermarsi 5 minuti per concordare la data del prossimo consiglio. Lo stiamo votando per il rinvio. La data è da decidere con le capigruppo in 5 minuti di sospensione, riterrei. Benissimo. Allora, se ritenete opportuno, si può decidere anche qua. Rilevo che la segretaria ha comunicato che non sarà disponibile per il giorno 18. Quindi la proposta eventualmente è per il venerdì 19, alle ore 21. Venerdì 19 ore 21 sembra essere la proposta più allora si pongono tanti voti la proposta di sospensiva della consigliera Leotta. Chi è favorevole di rinvio? Rinvio ad altra data. Rinvio ad altra data. Rinvio è rinviato da destinarsi la seduta.
e la seduta si scioglie. Quindi lei fa un'altra convocazione e la notifica. Se invece decidete la data oggi, non c'è bisogno di rifare le notifiche, o no? Allora, è individuata, se non ci sono problemi, la data di venerdì 19 alle ore 21. Si vota per il rinvio a venerdì 19 ore 21. Chi è favorevole alzi la mano? Approvato, sono 12 favorevoli. Chi è contrario alzi la mano? 2 contrari, approvata a maggioranza, la seduta è tolta ed è rinviata a venerdì 19. Sarà data comunicazione formale del rinvio dei punti al consigliere assente.